tutti e grazie di questa bella occasione di incontro, forse addirittura banale. Scienza, società sono parole che implicano mondi, implicano interi sistemi di conoscenza, coinvolgono il pensiero e l'azione, ma comportano anche il rischio di naufragare nella astrattezza di discorsi magari molto alti ma sideralmente lontani dalla realtà. E il fatto che io stesso percepisca questo rischio naturalmente non mi mette al riparo dalla trappola. Intanto, l'archeologia è una scienza? E se consideriamo la scienza quel modo di procedere in cui la selezione dei dati e la scelta dei metodi di analisi permettono di produrre conoscenze e di raggiungere conclusioni che non dipendono dalle opinioni del ricercatore, l'archeologia sarà una procedura scientifica ogni volta che sarà capace di porre un problema, di cercare di risolverlo, sottomettendo a verifica le soluzioni proposte perché altri ricercatori possono valutare la fondatezza di quelle premesse, la validità di quelle conclusioni e quindi confermarle o smentirle. Noi italiani che ci siamo tenuti un po' in disparte da quel tormentone teoretico che ha investito altre archeologie in questi decenni, dividendo il mondo dei ricercatori in campi opposti, spesso l'un contro l'altro armati, processualisti e post-processualisti, possiamo con un certo equilibrio riconoscere che se parliamo delle necessità di un rigore metodologico di indagine e quindi di una verificabilità delle procedure, oggi non possiamo non dirci tutti nuovi archeologi, almeno per quanto riguarda la costruzione dei dati su cui lavoriamo. Che senso ha lavorare su dati fragili e falsi? E abbiamo quindi più fiducia circa la possibilità di attingere a un livello accettabile di generalizzazioni, purché siano basate sull'analisi di campioni adeguati, che rendano quindi le nostre interpretazioni più fondate e meno impressionisti, tenendo però conto del fatto che anche le più aggiornate metodologie non sono mai neutrali e che i fattori soggettivi che influenzano sempre l'interpretazione dei dati archeologici, per la loro carica di creatività, non sono necessariamente negativi, anzi stimolano la ricerca. E questo non toglie spazio, ovviamente, alla libera convivenza di una pluralità di punti di vista. Insomma, la scienza, che è un metodo insostituibile per lo studio della natura, offre formidabili strumenti di conoscenza solo di alcuni aspetti della storia umana, mentre solo un approccio globale di carattere storico potrà investire la complessità del dato archeologico. Per questo mi sentirei di dire che l'archeologia non potrà mai fare a meno della scienza, ma non potrà mai superficialmente confondersi con essa. L'archeologia, che è una scienza umana, non pretende di svelare verità, ma cerca argomentazioni plausibili. Non si misura mai con leggi universali che sono inapplicabili all'uomo, anche se qualcuno ha legittimamente sperato di individuarle, queste leggi, ma si confronta con il contesto nei suoi aspetti stratigrafici, funzionali, culturali, sapendo bene quanto sia importante quell'approccio diacronico che ci immerge nella storia, ponendo quindi in relazione i dati archeologici sempre con altri sistemi di fonti. Da questo punto di vista siamo tutti post-processuali, perché sappiamo che l'interpretazione non può trascurare le componenti individuali dell'agire storico e perfino quelle psicologiche. Ma il richiamo al contesto non deve impedire la ricerca di spiegazioni più generali, che travalichino l'orizzonte del sito che indaghiamo. Cosa voglio dire? Ogni contesto, è ovvio, va a sua volta contestualizzato in una rete di relazioni che è sempre più ampia, aprendo quindi una finestra dopo l'altra in una ricerca perpetua, che è un po' un viaggio continuo, un viaggio, mi sentirei di dire, senza una meta finale, fatto di tante tappe intermedie. Tanto che allora dovremmo semmai domandarci perché ci mettiamo in viaggio, specialmente per chi ci mettiamo in viaggio. In un recente convegno Roberto Sirigu ha confessato con grande onestà di non essersi mai chiesto perché avesse deciso di praticare il nostro mestiere. Poi un giorno si è posto la domanda fatidica: ma tu perché fai l'archeologo? La sua risposta può sembrare stravagante,
per dialogare con i morti, ma in realtà non lo è. Ciascuno di noi, è Sirigu che parla, convive con la morte di familiari, amici, conoscenti che sono i nostri morti. Ma se superiamo i confini angusti del nostro mondo, tutti i morti diventano potenzialmente nostri e quindi tutti ci riguardano. Ecco dunque il compito dell'archeologia, un mestiere che ci mette in comunicazione con chi non c'è più, ci permette di instaurare un ponte tra la vita, la nostra, e la morte. La sua riflessione trae spunto dalle Storie dalla Terra di Andrea Carandini, dove si legge: in fondo l'archeologo isola quello che si è salvato e i suoi nessi per riorganizzarlo, come se si trattasse, con questa bella frase, di reidratare un fiore essiccato. Di far rinascere, potremmo dire, quindi, tornando indietro, ciò che ha finito il ciclo della sua esistenza. Insomma, per Sirigu, l'indagine archeologica, rilevando le tracce materiali sepolte, è una risposta della psiche umana all'angoscia della morte, l'illusione di poter ripercorrere il tempo a ritroso per tornare a dare vita, a reidratare il fiore essiccato della realtà materiale. La sua, naturalmente, è una lettura del tutto non solo legittima, ma personale. Ma il richiamo ad ascoltare le voci dei morti ogni volta che mettiamo piede in un cantiere o in un museo non è molto diverso da quello che ci spinge a ritrovare la voce delle cose, come nel titolo di questo bel lavoro di Marco Milanese di qualche anno fa. Attraverso gli oggetti rotti, perduti, scartati. È così che il passato torna infatti a parlarci e le cose danno voce alle persone che le fecero, le usarono, le scartarono. Per questo consideriamo l'archeologia come una scienza essenzialmente umanistica, che richiede quindi una predisposizione all'ascolto e anche per questo, dico per inciso, è scuola di tolleranza. Se ascoltiamo con empatia le tracce fisiche leggibili nel terreno, ci rendiamo conto che quelle voci sono anche le nostre. Perché noi dei morti condividiamo la mortalità, che se ci pensiamo è l'unica condizione che ci rende davvero vivi. Quando Ulisse lasciò sola Calipso nella lontana isola di Ogigia, insofferente dell'amore atarassico eterno che era tutto quello che la dea poteva offrirgli, che cosa in fondo provava se non la condizione necessaria di tutti gli esseri umani che per sentirsi vivi e devono sapere di essere mortali? Tante domande quindi possono scaturire da questa semplice domanda: perché fai l'archeologo? Io mi limito a dire che quel che conta è che l'archeologo non perda il gusto di farsi questa domanda, non perda il gusto di interrogarsi sui motivi della sua scelta professionale. A volte la risposta possa essere anche banale nella sua umana semplicità. E, diciamo, come in ogni bambino, sapete che nasce spontanea. A un certo punto la domanda su chi ci fosse prima che lui nascesse è un momento importantissimo dello sviluppo psicologico del bambino. E così è spontanea la domanda, che è alla base della ricerca storica, che si interroga su come siano andate le cose nel mondo quando noi non c'eravamo ancora. E l'archeologo prova a rispondere con gli strumenti che ha, cioè con le cose che hanno il particolare privilegio di appartenere a due dimensioni temporali: il passato, in cui sono state create, usate, scartate, e il presente, in cui sono tornate a sussistere, pur avendo ovviamente mutato il loro ruolo. Infatti, quando noi entriamo in un museo, leggiamo i resti del passato con la nostra visione di contemporanei, non con gli occhi degli antichi. Né più né meno di quanto una compagnia teatrale metta in scena un dramma antico, ma con gli occhi di noi moderni. Naturalmente non c'è bisogno di scomodare l'archeologia per riflettere sui due tempi diversi nei quali noi siamo sempre calati, no? Quello del nostro orologio, che anche quando si ferma continua imperturbabile ad andare avanti. E quello della nostra mente, che da sola invece si astrae, meravigliosa funzione della mente umana,
si astrae sempre libera dal tempo presente, vaga nel tempo storico, con la mente ripensiamo il passato, immaginiamo il futuro, ricordiamo, ricostruiamo, riviviamo. E nella storia, come nel tempo, chiamiamolo tempo senza tempo, della fiaba, sono calati la letteratura, il cinema, le immagini artistiche. Se pensiamo a noi è un libro, noi è uno schermo, noi è un quadro, passiamo dal tempo presente al tempo creativo della mente umana, che nelle mani di noi archeologi diventa invece, se ci pensiamo, uno strumento potentissimo che può ridare vita ai luoghi del passato, questi luoghi sepolti nel silenzio, può dare vita ai muri diroccati, che nessuno più abita, agli arredi perduti, che nessuno più usa, calandoci negli stessi spazi che altri vissero prima di noi e che altri, dopo di noi, diversamente vivranno. Quella che l'archeologia ci propone, quindi, è una delle forme più fantastiche di vivere il tempo che scorre in uno spazio che persiste e di vivere le trasformazioni degli spazi nei singoli fotogrammi dei tempi che le scandiscono. Questa dimensione che sembra travalicare i limiti della natura è l'obiettivo che non dovremmo mai perdere di vista quando progettiamo la valorizzazione sociale dei siti, perché in fondo l'archeologo non vuole dare voce ai morti, quanto piuttosto ai vivi, perché le cose del passato ci parlano sì delle persone perdute, ma ce ne parlano per capire noi stessi, e le cose del presente, che come sapete si fa incessantemente passato. Umberto Eco scriveva una frase bellissima: chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni, c'era quando Caino uccise Abele, c'era quando Renzo sposò Lucia, c'era quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la letteratura, la lettura è una immortalità all'indietro. Questa frase la trovo bellissima perché ci dà anche, aiuta a capire un senso dell'archeologia, che è lo strumento che ci permette di vivere le vite degli altri ed è in fondo un modo per attingere l'infinito, che è uno dei modi che abbiamo a disposizione per cercare di non morire. Ora, è questa l'archeologia comunemente intesa e percepita dagli archeologi e dai suoi pubblici? Naturalmente non è detto che questo sia il modo unico di vedere l'archeologia, è uno dei modi possibili che può aiutarci a riflettere. Io ho la sensazione che quando noi usiamo la parola archeologia, questa parola così nostra, diamo un po' per scontato quel che intendiamo e che a volte quindi forse non ci capiamo. E questo lo considero un fatto del tutto normale per una disciplina che ha cambiato radicalmente il suo statuto in quest'ultimo mezzo secolo, ce lo ricordava anche poco fa Daniele. Ci hanno insegnato, insegniamo che l'archeologia è una disciplina, cioè un campo organizzato del sapere, e francamente mi pare difficile negarlo. Ma l'archeologia è anche uno strumento ecumenico, è uno strumento a disposizione di tutti, dalle stanze più recondite del potere fino ai barconi dei disperati del mondo, per capire da dove veniamo, per conoscere la materia e lo spirito di cui siamo fatti e dentro ai quali viviamo. L'archeologo, dalla XYZ del singolo ritrovamento, ricostruisce i contesti e rivive nel tempo e nello spazio interi paesaggi. Oggi la comodità strumentale di un navigatore ci permette di dare un attributo onomastico, puntuale, no? Al luogo in cui stiamo andando, ma non supplisce, non può supplire la visione contestuale della carta geografica, perché la carta geografica ci dice dove siamo diretti, ma ci parla di monti, di valli, di fiumi, di paesi che attraversiamo, e la carta geografica ci dice anche e ci parla di quelli dove decidiamo di non andare. Il navigatore, come la calcolatrice, è generosissimo di informazioni, ma non di conoscenze. E invece noi vogliamo sapere chi siamo, perché stiamo qui, vogliamo raggiungere quella consapevolezza che è innanzitutto rispetto di noi stessi e rispetto per gli altri. E quindi dalla erudizione è questa consapevolezza che ci porta alla cultura, dal dato al suo significato. Per questo mi sono andato convincendo, come ricordava ieri
Giulio che ha avuto la bontà di citare una mia espressione, mi sono andato convincendo che l'archeologia sia per noi una sorta di GPS, qualcosa che ci orienta e dà senso storico e relazionale alla nostra mente e al nostro corpo. Certo, alla metà del Settecento l'archeologia non era questo, ma la scoperta delle remote origini dell'uomo, l'espansione coloniale con l'emergere delle civiltà sepolte su tutto il pianeta e poi l'esplosione del concetto di documento storico, l'incontro con le scienze, insomma 200 anni e di studio e di cultura hanno provocato un ampliamento epocale non solo dei campi ma dei compiti dell'archeologia, perché effettivamente è qui un po' che sta il punto, no? Archeologia e storia dell'arte, archeologia e storia dell'architettura non sono discipline sorelle che si passano il testimone della ricerca a seconda della materia a disposizione. Lo studio della produzione artistica di un'epoca, di una regione, di una cultura è assai più vicino alla storia della letteratura o della musica di quell'epoca, di quella regione, di quella cultura. Le storie di Tucidide o la commedia di Dante, i marmi di Fidia e gli affreschi di Giotto sono prodotti letterari, artistici, espressione del loro tempo e vengono studiati, vengono interpretati via via in maniera sempre diversa con i metodi delle relative discipline. Ma a differenza delle storie delle arti, ciascuna intenta allo studio delle proprie produzioni, l'archeologia, se ci pensate, non studia prodotti archeologici, semplicemente perché questi non esistono. E nulla nasce archeologico. I resti del passato, solo nel momento in cui vengono sottoposti ai metodi dell'archeologia, diventano appunto archeologici, a prescindere completamente dalla loro natura e qualità. Per questo noi studiamo i semi di una pianta che recuperiamo attraverso metodi analitici insieme con le sculture di Fidia. E per questo, come mi è capitato di scrivere, a me sembra che l'archeologia sia come una grande scatola in cui sono virtualmente conservate le memorie materiali del passaggio dell'uomo sul pianeta. Sono le tracce del lavoro dell'uomo e le tracce della sua fatica millenaria di convivere con i suoi simili e con l'ambiente che tutti ci accoglie. Ecco che allora l'archeologia è qualcosa, per riprendere le parole di Quintiliano, che naturalmente non le applicava all'archeologia, è l'archeologia plus habet in requessu quam fronte promittit. Che significa? L'archeologia ha dentro di sé molto di più di quanto appaia al di fuori. Perché l'archeologia è una forma mentale, è un modo di dipanare il gomitolo delle tracce nelle quali siamo immersi. È questo che permette che il vivere quotidiano acquisti uno spessore più denso, no? E ci fa un po' trascinare in quella che chiamiamo la durata del tempo, che i paesaggi in cui siamo calati continuamente ci propone, anche se spesso li guardiamo, come anche normale umano, in modo distratto. Avrete dunque capito che ai miei occhi almeno l'archeologia è una scienza e al tempo stesso qualcosa che va al di là dell'approccio scientifico alla ricerca dell'umanità di ogni tempo e paese. È un lavoro, è un mestiere e al tempo stesso è uno strumento di interpretazione della realtà. Se non fosse così, perché mai dovremmo accalorarci sul nostro stesso modo di porci nei confronti del patrimonio storico e culturale che ci circonda e che studiamo? Perché tanto calore, tanta passione anche? Tante grandi novità ci hanno coinvolto in questi ultimi anni e hanno mosso le acque di uno stagno, provocando anche legittimi dissidi, mossi però tutti, lasciatemelo dire, dal desiderio comune di garantire un senso presente e un futuro al nostro passato che appartiene davvero a tutti. Alcune grandi trasformazioni hanno accompagnato l'archeologia in questa ultima generazione. Non ve le sto a elencare perché il tempo a disposizione sta finendo. Oggi altri cambiamenti hanno coinvolto l'organizzazione della cultura, l'amministrazione del patrimonio e anche certe nostre modi di agire quotidiano. Abbiamo capito, per esempio, che i musei non sono belli quando sono vuoti e che devono essere luoghi di vita, di cura di sé, di svago intellettuale, senza farsi prendere dal timore di vederli frequentati in modo non dignitoso. Abbiamo anche capito che la dignità di un museo, di un sito, di un monumento non dipende tanto da quel che poi ci si fa, ma dalla presenza o assenza di servizi essenziali per la vita di istituzioni culturali che vogliono dare a chi le frequenta innanzitutto che cosa? Ma il desiderio di poterci tornare non appena possibile, non il senso della inadeguatezza
a visitare un sito o un museo. Abbiamo anche capito che la pubblicità del patrimonio non si identifica con la sua gestione da parte dello Stato, ma con la libertà di accesso alle informazioni e ai dati. Guardate, gli anni passeranno, le polemiche politiche si stempereranno perché ne nasceranno di altre, ma io penso che nei libri di storia una riga almeno ricorderà il merito del ministro Franceschini di aver restituito agli italiani e innanzitutto a voi studenti il diritto di fotografare liberamente quanto si custodisce nei nostri musei e adesso per fortuna anche nei nostri archivi e biblioteche. Un diritto protervamente negato per oltre un secolo senza uno straccio di motivazione accettabile. Abbiamo anche capito, che la ricerca, tutela, valorizzazione, gestione sono sì connesse, ma non sono la stessa cosa. Perché la ricerca ci fa capire il senso delle cose e deve essere quindi praticata da tutti liberamente. La tutela ci dice come proteggere, deve essere quindi praticata da chi ha gli strumenti di legge per garantire questa funzione. La valorizzazione ci dice come conservarne il senso diffondendone la percezione, deve essere la più ampia e allargata possibile. La gestione ci dice come continuare a poterlo fare. E quindi abbiamo capito che i frammenti del passato non sono sacri, perché la sfera della sacralità tiene lontani dal tempio i profani e attribuisce il compimento di riti a una casta di addetti, magari animati certamente dalle migliori intenzioni, ma gelosi del loro ruolo. E se non sono sacri, allora possono venire messi in condizione di parlare, per esempio restituendo alle architetture forme percepibili con anastilosi reali e virtuali, di volta in volta commisurate alla condizione contestuale in cui si trovano i resti. Un'anastilosi non è mai giusta in sé. E possono essere vissuti intensamente nel rispetto di cosa? Certamente della loro integrità, cioè della tutela materiale e della sostenibilità economica del loro uso. Ai rimproveri dei farisei verso i discepoli che di sabato coglievano spighe di grano, Gesù rispose: il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Ecco, credo che questa massima evangelica ci aiuti a capire che il patrimonio culturale lo conserviamo per noi, non viceversa. Senza la popolazione che lo percepisce e lo vive, il patrimonio culturale diventa rito e mito. E allora, se da molto tempo è bello che le persone facoltose diano qualcosa delle loro ricchezze per il restauro del patrimonio senza nulla in cambio, ora abbiamo capito che è ancora più bello se la popolazione con le sue associazioni culturali e con la sua capacità di impresa individuale e collettiva viene invitata a dare una mano alla gestione di questo patrimonio, specialmente di quello più abbandonato e negletto. Riscopriamo i valori dello stare in comunità, di cooperare per un fine comune, come la pulizia di una spiaggia, la cura di un giardino pubblico, l'assistenza ai meno fortunati, il recupero dei libri di una biblioteca alluvionata e, perché no, la restituzione di un senso sociale, prima ancora che culturale, al patrimonio archeologico, rispondendo come fa l'Italia migliore, come spero continui a fare l'Italia migliore, con i fatti ai fiumi di parole. Naturalmente comprese le mie.